Partiamo da Palazzo Albizeschi, risalente al XIV secolo, nonché casa natale di San Bernardino da Siena, per raggiungere la cattedrale di San Cerbone che si vede sullo sfondo. In piazza Garibaldi, oltre alla cattedrale, si affaccia il Palazzo Comunale, che presenta una imponente struttura quale risultato dell'unione di due case-torri costruite in epoche diverse, la Torre del Bargello del XIII secolo e la seconda del 1334, che originariamente era più bassa di come la vediamo oggi. L'esterno della cattedrale, rivela le componenti culturali che si sono imposte a Massa Marittima nel corso della sua storia. La parte inferiore ad arcatelle cieche decorate da aperture circolari e losanghe, il loggiato mediano, il sovrastante coronamento a timpano riconducono all'influenza pisana, mentre la grande quadrifora ogivale che si apre sul coronamento e le tre guglie suggeriscono l'influenza senese. L'interno possiede un impianto basilicale a tre navate con colonne cilindriche e pilastri cruciformi che terminano con complessi capitelli compositi. Le volte a vela della navata centrale sono della seconda metà del 400, mentre quelle laterali sono seicentesche. Dietro l'altare maggiore è collocata l'Arca di San Cerbone, un vero capolavoro di scultura gotica realizzata nel 1324 da Goro di Gregorio, scultore e orafo senese, per ospitare le reliquie del santo. La figura di San Cerbone ha avuto un grande peso nella storia di Massa Marittima, e infatti intorno al suo altare che venivano firmati documenti più importanti, a cominciare dalla costituzione del libero comune nei primi anni del XII secolo.
Un'ultima mia curiosità non risolta è rappresentata dalla presenza di questi residui di lastra tombale della famiglia senese Pannocchieschi d'Elce con tanto di stemma araldico. Che io sappia esiste nella chiesa di San Francesco sepoltura di Bindoccio, figlio di Margherita Aldobrandeschi e di Nello Pannocchieschi, marito di Pia de Tolomei, citata da Dante Alighieri nel quinto canto del Purgatorio. Fra coloro che sono morti di morte violenta. Non conosco o non collego pertanto riferimento con altro familiare qua ricordato. Ringraziando chi vorrà rispondere al quesito, termina qua la nostra visita. Alla prossima.